L'obiettivo del percorso che faremo insieme, perché forse il termine corretto è proprio il percorso, è vedere quelle che possono essere i criteri, le metodologie per andare a impostare una campagna advertising, nello specifico su Google Ads e per l'e-commerce, partendo dal presupposto che la ricetta definitiva e universale non esiste, questo per diversi motivi, anche ovvi, no? Cambia il target, cambia l'e-commerce, cambia il tipo di prodotto, cambia rispetto al tipo di prodotto, sono situazioni in cui c'è un effetto stagionale molto forte, quindi sono diversi fattori che vanno a incidere su come andiamo a impostare la strategia. Sicuramente una fase iniziale, quella su cui dobbiamo soffermarci, dedicare maggior tempo, è comprendere, analizzare cosa stiamo vendendo, come gli utenti interagiscono con il nostro sito, quindi andare ad analizzare quelle che sono informazioni storiche, soprattutto se abbiamo sufficienti informazioni storiche, perché nel caso contrario prevedete in una fase iniziale un percorso di apprendimento, no? Come accennavo durante la presentazione, vengo da un percorso di agenzia, ho un'agenzia che siamo sul mercato da 12 anni, spesso ci troviamo a interagire con clienti che si avvicinano a noi avendo già un e-commerce avviato, quindi hanno già uno storico, una conoscenza loro dei loro prodotti, del loro e-commerce e dei dati a disposizione su cui poter fare considerazioni e analisi. A volte ci troviamo invece in situazioni in cui il percorso si sta avviando in quel momento, quindi cambia completamente l'approccio. Bisogna sapere che dobbiamo essere disposti ad investire un periodo e conseguentemente del budget per una fase di apprendimento, e soprattutto in quel caso tutta la parte di benchmark con il mercato, il confronto con eventuali altri siti e quant'altro diventa fondamentale per cercare di costruire una base della strategia. Se abbiamo a disposizione i dati dei nostri utenti, capire anche i nostri utenti come interagiscono con il nostro e-commerce, se il nostro prodotto è un prodotto che ha una caratteristica di vendita ricorrente oppure no. Durante appunto l'intervento quindi vedremo una fase iniziale un po' l'approccio per andare a capire come intercettare la nostra audience attraverso Google Ads, quindi attraverso Google nella parte advertising, e nella seconda parte invece vedremo delle metodologie un pochettino più pratiche applicate a un e-commerce reale. In realtà lì l'obiettivo non è raccontarvi nel dettaglio tutta la strategia, ma raccontarvi alcune azioni fatte che in realtà passano anche da esperienze passate e anche da errori passati fatti o visti fare, quindi soluzioni e piccole metodologie a volte sconosciute oppure conosciute e non utilizzate che in realtà possono portarci benefici. Partiamo dal come dobbiamo considerare il nostro utente. Il nostro utente che cosa fa? I nostri clienti. Quando andiamo a intercettare, li andiamo a intercettare in diversi momenti del loro funnel di interesse, nella loro consapevolezza del bisogno, no? Abbiamo gli utenti che stanno in una fase esplorativa, quindi fondamentalmente hanno un bisogno, una domanda latente che va simulata, va approfondita e nel caso poi portata avanti verso quella che è una domanda più consapevole del loro bisogno e quindi dell'eventuale prodotto o servizio a cui vogliono e dovrebbero arrivare ad acquistare, fino alla fase finale, quindi l'utente che naviga a livello transazionale, l'utente che sa di voler acquistare quel prodotto. Vi faccio un esempio che è possibile che qualcuno l'abbia già sentito, anche perché spesso mi ritrovo nelle docenze o negli speech a calibrare gli esempi su quelli che sono anche gli interessi personali, no? Un utente che cerca scarpe da running, probabilmente, soprattutto se qualcuno di voi corre, sa benissimo che è un utente che non ha mai corso generalmente. È un utente che sta cercando di capire qual è la scarpa, sta cercando di capire se forse nelle prossime settimane andrà a comprare una scarpa per fare il suo primo chilometro. Quindi è un utente che non convertirà, è un utente che è importante perché è un utente che iniziamo ad avvicinare al nostro e-commerce, iniziamo ad avvicinare i nostri prodotti. Diversamente, un utente che cerca in modo più specifico un determinato brand di scarpa, molto realisticamente è un utente che già ha una consapevolezza maggiore, che probabilmente è un utente che già corre, è un utente che deve riacquistare. Nelle scarpe da running parliamo per esempio di un prodotto che ha la caratteristica del dover essere riacquistato,
Perché? Perché si consuma, si perde le proprie caratteristiche di ammortizzazione, quindi ogni 500-600 km queste scarpe vanno sostituite, perché sennò abbiamo poi dei danni alle cartilagini, alle ginocchia. Quindi che succede? Un utente che cerca già una keyword più correlata a un brand è un utente con una consapevolezza differente, ma non è un utente che starà acquistando ancora. È un utente per noi importante, è un utente perché nel tempo iniziamo a portarci verso la fase successiva, il funnel di conversione. L'utente che arriverà per acquistare è l'utente che sa già quale prodotto vuole, l'utente che cerca esattamente quel modello e cerca esattamente quel modello di quella marca, perché è l'utente che già fatto il suo percorso di decisionale tra online e offline per decidere quale sarà il modello di scarpe con cui correrà il prossimo chilometro. Le metodologie, le strategie digitali per intercettare questi utenti sono differenti, ovviamente, non sono circoscritte solo ed esclusivamente a Google o a Google Ads. Nella chiacchierata che facciamo oggi, però, come anticipato inizialmente dal titolo, ci concentriamo sul canale Google, o meglio, ci concentriamo sul canale advertising di Google. Quindi, come sapete, Google Ads ci consente di pianificare su diversi canali attraverso un unico pannello, quindi campagne search, campagne display, campagne video, piuttosto che campagne shopping. Gli utenti, questi diversi media utilizzati in diverso modo, anche perché vedete come per esempio shopping mi torna ricorrente a diversi livelli, pianificati con strategie e metodologie differenti ci consentono di intercettare nella parte più alta del funnel attraverso la display per interessi, attraverso le campagne search basate su keyword più generiche, stessa cosa attraverso le campagne shopping, ci interessa di intercettare quell'utente che inizia a manifestare un interesse e che per noi è importante, nonostante siamo consapevoli che non convertirà oggi, è l'utente che arriverà domani da noi per fare l'acquisto, nel momento in cui deciderà, se vogliamo riprendere l'esempio di prima, di iniziare a fare il suo primo chilometro. L'utente che invece è già più consapevole, l'utente che già utilizza quella tipologia di prodotto, si sta orientando sull'acquisto, non ha deciso quale acquisterà, è l'utente che andiamo a intercettare sempre con le campagne di remarketing, perché è l'utente che è già passato sul nostro sito, lo andiamo a intercettare con campagne search e shopping invece basate su un livello un pochettino più alto, basate sul livello del brand, mentre lo step successivo andiamo a lavorare di remarketing con delle campagne più specifiche rispetto all'utente che o già ha manifestato interesse sul nostro sito perché ha fatto un percorso di navigazione, o meglio, non necessariamente ha fatto l'accesso solamente al sito, ma magari ha navigato alcune pagine, ha fatto alcune azioni sul sito che manifestano un livello di interesse più profondo, quindi su cui investire per riportarlo poi a completare quel percorso d'acquisto, oppure gli utenti che fanno quelle specifiche così raffinate che evidentemente rappresentano una decisione di proseguire verso l'acquisto di un determinato prodotto. L'importanza che andremo a dare a questa tipologia di utente è opposta anche a livello di investimento in termini di CPC, ma anche in termini di budget che andremo ad allocare verso questa tipologia di utente. L'utente che va motivato, l'utente che è lontano dal funnel, è l'utente che dovremo cercare di pagare il meno possibile, semplicemente perché è l'utente che non convertirà oggi, è l'investimento che faremo per domani. E man mano che ci avviciniamo verso l'utente, quindi verso la ricerca, se pensiamo al mondo Google, più raffinata, più vicina al processo d'acquisto, al processo di conversione, lì ovviamente dobbiamo essere disposti a fare un'allocazione pubblicitaria, o meglio un'allocazione in termini CPC anche un pochettino più spinta dove necessario, perché sappiamo che ci stiamo portando verso l'e-commerce un utente più profilato, un utente che ha l'interesse di proseguire verso quell'acquisto. In maniera opposta, anche quella che può essere la orientativa allocazione di budget va concentrata molto nella parte centrale del funnel, quindi l'utente che ha interesse verso la nostra tipologia di prodotti, ma che ancora deve essere in qualche modo motivato. Una buona dose di budget, quindi circa un 30-35%, lo andiamo ad allocare sulla parte di acquisizione finale, quindi l'utente che dovrà convertire, perché sappiamo che è vicino al processo di conversione, mentre considerando anche che destineremo, cercheremo di pianificare con CPC più bassi la parte alta del funnel, su quella mettiamo una parte un pochettino più piccolina.
Come vi dicevo, questa qui, prendete queste informazioni, questa chiacchierata un po' come uno spunto, no? Qui non c'è la ricetta completa, la ricetta definitiva soprattutto, perché dipende da cosa vendete, dipende dal vostro e-commerce, dipende dal vostro storico, dipende dal vostro brand, quindi anche da come siete posizionati sul mercato. Conseguentemente, anche come linea teorica andiamo a strutturare una campagna, questa è un ragionamento che poi va raffinato e calibrato di caso in caso. Se pensiamo a come potremmo strutturare un account Google Ads, avremo le campagne search, che anche queste andranno a dividere al loro interno tra campagne di brand. Ma di brand che cosa significa? Io sono un brand e vendo i miei prodotti? Quella è una campagna di brand. Una campagna di brand può essere anche una campagna di brand specifici che vendo sul mio e-commerce multibrand, quindi su quell'azienda su cui voglio fare maggiore investimento perché so che quei prodotti riesco a veicolare in modo maggiore o interesse maggiore. Vado a sviluppare campagne search per quelli che sono i prodotti di alta fascia. Se riprendiamo per un attimo, poi cambieremo esempio come tipo di e-commerce, su un e-commerce che vende prodotti per il running, generalmente il maggiore interesse per quel tipo di e-commerce è verso le scarpe, perché sono prodotti a più alto a fascia di prezzo e con acquisto ricorrente, e meno interesse verso l'abbigliamento, banalmente per due motivi: generalmente l'abbigliamento costa meno, ci investiamo un po' meno perché possiamo ignorare volendo il colore della maglietta, ma forse non dovremmo ignorare la qualità della scarpa perché ne risentiamo poi di salute, e anche perché poi per chi corre sa che man mano che correte e partecipate alle gare avete i cassetti pieni di maglie e quindi non avete più bisogno di andarla ad acquistare. E poi per esempio le campagne DSA, le campagne di remarketing, le campagne DSA, le campagne Dynamic Search Ads, dovreste sapere, e poi ne parliamo più avanti, sono quelle campagne che ci consentono di pianificare i search in modo dinamico, indicando a Google quello che è il nostro sito, e vedremo in realtà se facciamo questa divulgazione solamente in questo modo stiamo commettendo un grosso errore, quelle che sono le nostre reti di prodotto su cui far attivare campagne pubblicitarie sulla search, e le campagne di remarketing. Parallelamente shopping che non significa creare un'unica campagna, significa andare a creare possibilmente più campagne calibrate anche lì per quelli che sono le macro categorie di prodotto, quelli che sono i macro livelli di interesse nostro verso il prodotto che andremo a vendere, piuttosto che campagne display per quanto riguarda il mondo di acquisizione di nuovo pubblico o di remarketing. Volendo fare un percorso un pochettino più pratico, un pochettino più reale, ci possiamo concentrare su quello che è un e-commerce, per esempio di prodotti per l'ufficio. I numeri che vedete successivamente sono reali, non c'è riferimento all'e-commerce, non ci sono screenshot che fanno riferimento all'e-commerce, ma i numeri sono reali. Come è reale poi il percorso fatto, quindi la strategia che vi racconto, almeno nelle parti più importanti, le parti meno importanti le ho tralasciate. Questo account come è strutturato? Ha intanto delle campagne shopping, ha più campagne shopping, una per ogni tipologia di prodotto di interesse per il cliente, quelle su cui c'è maggiore interesse in quel momento. Vedrete ricorrente l'argomento carta. Come sapete, la carta è un prodotto di bassa fascia di prezzo, però è un prodotto che viene utilizzato per entrare sui clienti in questo caso specifico, quindi è un prodotto che in maniera opposta a quella che è la redditività che può generare quella vendita, e diventa un prodotto d'ingresso per il cliente, per entrare su un cliente, entrare dentro un'azienda e poi fare rifornimenti in realtà della cancelleria in generale. Quindi ci sono campagne shopping su più tipologie di prodotti, ci sono delle campagne DSA che, come vedremo più avanti, sono state successivamente, almeno alcune, trasformate in campagne search, e più tardi ne parliamo, e ci sono delle campagne display che sono state utilizzate per la parte alta del funnel per fare l'acquisizione di nuovo pubblico e per la parte bassa del funnel per fare l'attività di remarketing. Partendo da shopping, sapete tutti, immagino, cos'è Google Shopping, sapete come funziona la pianificazione, sapete che per attivare una campagna su Google Shopping di fatto dovete far interagire due canali, due strumenti di Google, quindi il Merchant Center, che è il canale che utilizzate per segnalare il vostro feed di prodotti, il feed di prodotti dell'e-commerce a Google, per lavorare sul feed di prodotti, apportare alcune modifiche o fare alcune verifiche sul feed, sulla qualità dell'informazione che state passando, anche perché quelli poi di fatto su una campagna shopping paradossalmente è il processo più importante, perché nel momento in cui i dati sono corretti, sono formalmente corretti e sono consistenti come informazioni, da lì deriva la qualità della campagna shopping, e quindi poi il collegamento a Google e l'erogazione, la strutturazione delle campagne shopping. Entrando più nello specifico,
Una delle parti, le fasi più importanti è sicuramente l'ottimizzazione del feed, che significa fondamentalmente due macro interventi. Strutturare in modo più possibile dettagliato la classificazione dei prodotti, quindi lavorare bene nella fase iniziale in cui andiamo a riportare all'interno del feed la varia classificazione di prodotti per tipologia, per brand, per caratteristiche, e anche qui dipende da ciò che andate a vendere, no? E la seconda fase, sempre altrettanto importante, per quale motivo? Perché è quella che poi ci consentirà di esporre l'informazione verso gli utenti nel momento in cui stanno navigando e visualizzano i nostri annunci, e lavorare sull'ottimizzazione dei titoli e delle meta informazioni che vengono utilizzate per creare poi l'annuncio testuale. Su shopping penso non c'è bisogno di aggiungere altro, no? Nel senso che sapete che poi la creazione dell'annuncio è qualcosa che crea dinamicamente Google attraverso la piattaforma, quindi prende le informazioni del feed, prende l'immagine, prende il titolo, prende la descrizione, prende il prezzo e struttura l'annuncio. La parte degli attributi di cui vi parlavo poco fa, quindi i titoli, le descrizioni, sono importanti perché è ciò che poi fa ottenere un buon CTR in fase di visualizzazione dell'annuncio. Vi sarà capitato di dover interagire con, ora non so quanti di voi sono agenzie quindi, e quanti di voi clienti diretti gestiscono internamente le campagne, però vi sarà capitato di interagire con l'IT o l'agenzia di sviluppo del vostro cliente o internamente per far fare delle modifiche al feed perché magari alcune valorizzazioni non erano ottimali, no? E generalmente qui che cosa succede? E qui a volte capita qualche rallentamento perché la modifica richiede sviluppo, lo sviluppo può essere più o meno consistente, ma indipendentemente da quanto è consistente e quanto importante può essere percepito più o meno prioritario rispetto agli altri task di sviluppo, e a volte questa cosa vi può far perdere tempo, anche se significa che le vostre campagne shopping o le interrompete, come ci è capitato, o le continuate a mandare avanti magari abbassando il livello di performance delle stesse. All'interno del Merchant Center c'è la possibilità di intervenire sui dati del feed utilizzando delle regole. A livello di ogni singolo feed, questa cosa vi consente di avere maggiore autonomia sulle informazioni, sulla gestione delle informazioni e quindi migliorare i risultati. Vi mostro un esempio. In questo caso l'esempio è, diciamo, banale come logica, però vi fa capire il tipo di utilizzo che se ne può fare. È stata creata una regola che cosa fa? Verifica se all'interno del campo del titolo del prodotto non è contenuto, quindi è assente il valore presente all'interno del campo del brand. Quindi se il nostro titolo di prodotto in questo caso non contiene il nome del brand, la regola che cosa fa? Riscrive il titolo del prodotto collegando, affiancando il brand. Quindi questa qui sarebbe stata una modifica che avesse chiesto allo sviluppatore di verificare tutti i titoli che in assenza di brand devono essere riscritti. Questa cosa potrebbe richiedere giorni se va bene, questa cosa potrebbe richiedere settimane se viene percepita come bassa priorità. Se interagite, fate una modifica di questo tipo, o meglio applicate una regola di questo tipo attraverso il Merchant Center, in pochi minuti vi siete risolti il problema da soli. Questo è uno degli utilizzi che si può fare, ma si possono fare altri di più raffinati, no? Quindi andando a verificare magari se c'è un'etichetta che rappresenta il fatto che quel prodotto, quella linea di prodotto ha un prezzo speciale, ha un'offerta, delle caratteristiche di consegna, per poterla riportare poi all'interno del titolo, della descrizione, o utilizzarla in un altro modo. Le etichette personalizzate, anche queste spesso non sempre utilizzate, perché a volte ci troviamo a interagire con feed che sono monocategoria, oppure se va bene hanno non più di una o due classificazioni, ci consentono di andare a caratterizzare maggiormente il raggruppamento dei nostri prodotti, che significa poter riconoscere lato feed e conseguentemente lato AdWords in fase di pianificazione, per esempio quelli che sono gli articoli in promo, quelli, la divisione dei prodotti per fasce di prezzo, quindi dipende di caso in caso, per esempio, o la marginalità dei prodotti, e in base a questo poter fare scelte in fase di pianificazione. Prendendo l'esempio dell'e-commerce di cui parliamo, no? Quindi un e-commerce di prodotti per l'ufficio, fondamentalmente vende dalla carta al monitor alla penna che avete in mano. La penna che avete in mano costa pochi centesimi. La campagna shopping su una penna che avete in mano probabilmente non andrà ad attivare. A volte capita di vedere campagne shopping che invece pianifico su una qualunque,
e quindi vi portano uno spreco di budget e un abbassamento del un aumento del costo per conversione. Per esempio, avendo la possibilità di riconoscere i prodotti per fascia di prezzo, si può andare a implementare una strategia di questo tipo, quindi dividere le campagne shopping su tipologie di prodotto e definire bid specifici a secondo il livello di marginalità del prodotto, quindi dedicare un budget differente, eventualmente anche un CPC differente nei confronti dei prodotti che ci portano maggiore marginalità, e abbassare e diminuire il budget e il CPC, perché comunque vogliamo magari pianificare su quei prodotti, sui prodotti che hanno minor marginalità ma magari hanno un maggiore tasso di conversione. Un prodotto, un monitor di bassa fascia sicuramente porta meno margine, ma porterà con sé una maggiore capacità di conversione rispetto a un monitor magari di altissima qualità, dove la frequenza di acquisto rispetto magari al pubblico che possiamo intercettare attraverso la campagna shopping, che poi è oggettivamente più basso. Sfruttare le etichette porta dei benefici, quindi benefici perché ci consente di aumentare il CTR, in modo che andiamo a pianificare in maniera più coerente e precisa verso il nostro target, e ci consente di abbassare i costi di acquisizione. Chi di voi ha provato le smart shopping? Quanti? Uno. Ok, una 15 persone circa. Com'è andata? Bene. Effettivamente sono andate bene. Allora, no, nel senso che rispetto a quello che è stato, almeno per noi, il primo contatto con lo smart bidding di Google, dove poi è stato cambiato, è stato modificato, è stato perfezionato nei mesi e oggi funziona sempre meglio, le smart shopping effettivamente fin da subito hanno dato un buon rendimento. Le smart shopping di fatto che cosa fanno? Ci consentono di gestire con più semplicità, perché di fatto stiamo delegando alla piattaforma Google Ads la completa pianificazione, quindi significa la scelta del canale, perché vediamo che sono multi canali, non soltanto sulla pagina dei risultati, la definizione del CPC, quindi del costo per click. Google che cosa fa? Utilizza i suoi automatismi di machine learning per definire dove andare a pianificare e quanto budget dedicare all'acquisizione del click. Il dove andare a pianificare significa che con la smart search i nostri annunci vengono esposti anche su YouTube, vengono esposti su Gmail, vengono esposti sulla display, tutto in modo completamente controllato da Google. Quello che noi dobbiamo fare in qualche modo, in questo caso perdiamo apparentemente un po' il controllo della campagna, però spesso ho visto risultati positivi, di fatto creare un feed, passarlo a Google Ads, che da un unico feed crea un'unica campagna e poi sarà lui a gestirsi la pianificazione. E come vi dicevo, il primo contatto rispetto a quello che è stato il primo contatto con lo smart bidding, dove effettivamente hanno impiegato qualche mese per andarlo a raffinare, oggi sicuramente funziona meglio, e in generale comunque prendetelo come spunto, perché poi le varie soluzioni, i vari automatismi, le varie tecnologie vanno calate di caso in caso, di sito in sito, e vedere come performano. In questo caso, ok, si vede ottimo. In questo caso abbiamo avuto dei riscontri positivi. Ora vedete la parte alta, i gruppi di prodotti della campagna Smart Shopping. Nella parte bassa, quindi pianificate con CPC automatico, perché lì è la piattaforma che decide quanto biddare per l'acquisto di quel click. Nella parte bassa, quindi in verde, la suddivisione dei gruppi di prodotto delle campagne shopping similari, no? Quindi ci sono le stesse tipologie di prodotto, il budget è leggermente differente, il periodo più o meno è lo stesso, però che cosa? Guardate il CPC medio, tendenzialmente va a diminuire, e le conversioni, il tasso per conversione vanno migliorando. Ora non prendetela sempre come attivo la smart shopping e funzionerà meglio, come per lo smart bidding, lo provate, lo mettete in competizione magari con una campagna shopping che avete precedentemente creato voi e vedete se effettivamente migliora il rendimento. Qui c'è una fotografia un po' più di dettaglio, dove riuscite forse in modo più semplice a inquadrare la differenza delle medie. Guardate per esempio sulla parte di cancelleria, come passiamo da 0,49 di tasso di conversione, passiamo a oltre l'1%, all'1,22%.
Le dynamic search ads invece ci consentono di gestire la pianificazione sul canale di ricerca in modo differente. Chi di voi le ha utilizzate? Ok. Percentuale più alta rispetto agli smart shopping. E questa è come un pochettino ce la raccontano dall'esterno, quindi un modo più semplice, un modo più immediato per attivare la nostra pianificazione e trovare nuove parole chiave. In realtà generalmente poi andiamo a pianificare principalmente su questi tre macro settori, sul mondo e-commerce, sul mondo travel, sul mondo education, in particolare sul mondo e-commerce, dove se parliamo di e-commerce molto grandi ci aiutano anche a testare alcuni prodotti e capire effettivamente dove andare a concentrare il budget. Il termine testare è voluto perché tra i vari benefici che in generale possono portare le DSA, quindi le Dynamic Search Ads, quindi la possibilità di avere una maggiore copertura, di ridurre l'effort per l'ottimizzazione delle campagne, anche qui secondo me sono contento se dedico meno tempo alle campagne, se le campagne vanno meglio, se no di fatto sto perdendo opportunità. In realtà con le DSA spesso abbiamo la possibilità di capire quelli che sono i prodotti che vanno meglio, quindi provare a testare sul canale search diverse linee di prodotto, lasciare andare un attimino Google nel cercare le parole chiave su cui, o meglio le query su cui attivare i nostri annunci, e dopo un periodo di test tirare una riga e capire effettivamente come stanno performando e concentrare la pianificazione solamente su queste. E generalmente voi sapete che per attivare DSA di fatto dovete segnalare alla piattaforma il vostro sito, o meglio, attenzione, perché ho visto campagne dove DSA vengono attivate su tutto il sito, cioè banalmente viene passata l'URL del sito e viene chiesto a Google di fare tutto. Questo è il primo errore da non fare. Voi immaginate un e-commerce come quello di cui stiamo parlando adesso, quindi un e-commerce prodotti per l'ufficio che ha qualche migliaia di occorrenze, cosa succede? Che praticamente la DSA ci va a attivare impression per qualunque tipologia di prodotto. Allora lì sicuramente va fatto un ragionamento a monte, vanno escluse tutte le categorie, vanno creati più gruppi e per ogni gruppo indicata in fase di creazione della campagna quella che è la categoria su cui fare la pianificazione. Noi in questo caso abbiamo individuato i prodotti su cui c'era maggiore attenzione, qui ve ne mostro alcuni, quindi sicuramente il tema carta, il tema cancelleria, i toner e l'arredamento. E su questa cosa abbiamo fatto? Durante la creazione abbiamo indicato l'URL diretta della categoria, quindi abbiamo evitato che Google ci pianificasse la DSA su tutto il sito, che sarebbe stato spreco di budget e portare troppi utenti, soprattutto verso aree del sito o poco profittevoli o poco interessanti. Quindi anche qui un minimo di ragionamento alla base va fatto. E poi, come vedremo successivamente, abbiamo utilizzato queste informazioni per capire effettivamente su quali di queste linee di prodotto puntare nel raffinare la pianificazione. Stessa cosa fatta di recente su un cambiando settore, parliamo sempre di e-commerce, ma nel travel, quindi un tour operator, pacchetti vacanze, siamo ormai in tale stagione, comunque stiamo entrando in stagione della prenotazione, le diverse aree di destinazione coperte da questo cliente, indipendentemente, perché poi spesso ci troviamo a parlare con il cliente e capire quello che è il suo desiderio e non sempre coincide con quello che sta in quel momento ricevendo il mercato. Quindi la DSA ci aiuta anche in questo, cioè di prendere il desiderio, metterlo in comparazione con il mercato e vedere effettivamente questo come reagisce. La trasformazione in search, su questo e-commerce ci sono delle campagne brand, o meglio, principalmente una campagna brand a protezione del marchio per andare a intercettare e a veicolare messaggi più precisi rispetto a chi torna verso questo brand perché si rifornisce successivamente di altri prodotti per l'ufficio, delle campagne di remarketing, ma in realtà il processo che vi volevo mostrare è questo qui, quindi il passaggio dalla DSA a campagna search. Prese le campagne DSA che abbiamo pianificato, queste campagne sono state verificate in termini di performance e quelle più performanti, quelle più interessanti sono state trasformate in campagne search gestite in modo puntuale, quindi senza, diciamo, la delega a Google della definizione delle query su cui attivare l'annuncio piuttosto che
che del bid. Il processo di fatto qual è stato? Intanto abbiamo verificato le metriche di rendimento delle varie DSA e quindi abbiamo fatto delle considerazioni su come questi vari gruppi stessero, o meglio, questi prodotti stessero performando nella pianificazione. Abbiamo verificato la consistenza di questa informazione confrontandola con i dati generali di Analytics, ok? Quindi se il pannello mi dice AdWords che la categoria arredo sta performando bene, vado a verificare se in generale l'e-commerce, indipendentemente dalla fonte di traffico, mi conferma questa impostazione, perché potrei trovare una smentita, quindi potrei trovare dei dati che mi dicono che in realtà solamente su Search sto vendendo quel prodotto, ma l'utente medio che arriva sul sito su questo e-commerce, poi per l'ufficio, poi verso quella categoria non naviga e verso quella categoria non acquista, quindi potrei essere tratto in inganno dalle metriche isolate di AdWords. Questa è anche una cosa importante: confrontate sempre le metriche dei vostri canali pubblicitari, quindi che sia AdWords, che sia Facebook o quant'altro, con le metriche generali del sito, per capire se queste metriche vanno considerate completamente o vanno prese con le pinze. Per i prodotti individuali, quindi per i prodotti che effettivamente stavano performando bene, quei prodotti sono stati trasformati in campagne search dedicate, sfruttando le keyword di attivazione delle DSA, quindi abbiamo preso le varie DSA, recuperato le keyword più performanti per quei gruppi e trasformate in campagne search. Abbiamo interrotto le campagne DSA riferite ai prodotti trasformati in search e abbiamo messo in negativo sulle DSA le keyword portate sulla search, quindi questo per evitare poi la competizione all'interno dell'account sulla stessa asta fondamentalmente. Quindi l'abbiamo fatto per alcuni di questi tipologie di prodotto. Anche in questo caso il rendimento è stato positivo, nel senso che la DSA stava andando bene, i numeri c'erano, le conversioni c'erano, Analytics ci confermava la bontà di quell'informazione. Questo passaggio cosa ci ha consentito di fare? Di abbassare ulteriormente il costo di acquisizione e di migliorare le conversioni, perché abbiamo scremato noi e scelto noi le keyword dove apparire effettivamente. Cioè Google ci ha aiutato nella fase di apprendimento. Prima parlavamo appunto che spesso bisogna essere disposti ad investire per apprendere, per avere informazioni. Abbiamo investito nella fase di apprendimento, abbiamo compreso effettivamente come l'utente interagisce con il nostro prodotto, o meglio con le nostre aree di prodotto, abbiamo fatto delle scelte, in quelle scelte abbiamo eliminato tutte le keyword che effettivamente generavano traffico da DSA ma non convertivano e abbiamo tratto il bid. Quindi siamo riusciti a migliorare il costo per click e i vari tassi di conversione. Credo che siamo esattamente nei tempi. E se ci sono domande o considerazioni abbiamo qualche minuto per parlarne. Simone, partirei io da una domanda. Siccome siamo qua per avere tutti i tuoi segreti. Tutti i miei segreti. Chi vuole i segreti di Simone, alzi la mano. Tutti. Dacci. Ma chi non è uscito è perché la porta era bloccata? No, penso che fosse aperta anche durante. Allora, la campagna che ci restituisce un ROAS più alto, qual è? E perché dovremmo usarla? Come dicevo, non c'è la ricetta, secondo me non c'è la ricetta ideale. E generalmente sulle search andiamo un po' meglio. Domande? Ciao, sono Elisa. Ciao. E volevo sapere se hai mai provato le shopping intelligenti e come sono andate, se l'hai fatto. Sì, sono le smart shopping, sì, sono andate, vi dico, rispetto a quello che è stato il primo contatto con lo smart bidding, quindi per quanto riguarda l'automazione del bid sulle campagne search, dove non solo io, anzi molti di voi potrebbero aver incontrato difficoltà, nel senso non benefici o insomma il budget gestito nella fase iniziale non benissimo. Su Emma Shopping effettivamente fin dai primi rilasci le cose sono andate
sono andate bene, però ripeto, la soluzione va calibrata sul singolo e-commerce, anche perché poi l'effettivo rendimento può dipendere, come sapete, da diversi fattori, non soltanto da come vado a pianificare, ma anche da cosa sto offrendo o da come lo sto offrendo, quindi il come riguarda anche l'aspetto usabilità del sito. Altre domande? Arrivo. Salve, sono Ottaviano e volevo fare una domanda riguardo al CPA sulla carta. L'hai stabilito con il cliente di fare questa operazione, perché ho visto un CPA abbastanza alto e sì, il prodotto non è, diciamo, non regge il mercato per quel CPA, cioè nel senso c'ha un... È un CPA che non ha è un prodotto che effettivamente non ha marginalità, però come dicevo, in questo settore è un prodotto di ingresso sul cliente. Di ingresso, quindi diciamo è lo specchietto per l'allodole, diciamo in questa maniera, cioè può portare a fare altri tipi di conversioni perché c'è un prezzo buono sulla carta, questo è. Sì, e perché questo qui è un modo per entrare. Allora, parliamo di prodotti per l'ufficio, quindi di prodotti sui quali devi riassortirti, no? Okay. A meno che non prendi una risma, in quel caso è un altro discorso, però se sei un'azienda e compri la carta, poi tendenzialmente dovrai comprare spillatrici, calcolatrici, il monitor, certo, e quant'altro. Nel momento in cui ti fidelizzi verso quell'e-commerce perché certo, hai trovato il buon pezzo della carta, ma non te ti ha consegnato velocemente, quindi si è chiuso il cerchio rispetto all'esperienza d'acquisto, la volta successiva arrivato lì e... Cioè noi in 12 anni di Mama Digital abbiamo cambiato due fornitori per l'ufficio. Ah, ok. Quindi siamo stati sempre abbastanza fedeli e non è il cliente. Altra domanda. Sì. Ciao, sono Emiliano. Volevo sapere qual è la media conversione, diciamo, suggerita per un e-commerce, perché ho visto prima che era 4,7%, credo, mi sembra piuttosto alta. Quella è piuttosto alta. E quasi... Sì. Qual è la media, diciamo, e poi se il sito in questione ha fatto delle modifiche per arrivare a quella conversione oppure se non sono state fatte modifiche sul sito. Grazie. Allora, la media non c'è una media, dipende molto dal settore in cui operi, no? Ci sono e-commerce dove sapete bene, se convertite lo 0,70% state già stappando champagne, quindi non c'è una media da traslare in generale. E l'altra domanda, scusami. Ah, le modifiche. E di rilevante è stato cambiato server e sono stati abbassati i tempi di caricamento. Quella è stata una modifica rilevante che sarà fatta nel periodo, perché questo sito ha anche cambiato template migliorando la compatibilità con mobile, ma era successo precedentemente. A memoria di rilevante c'è stato il cambio di server che ha abbassato i tempi di caricamento delle pagine. Il mobile, dice. In questo caso il mobile non converte moltissimo. Ma è la natura del prodotto. Simone, possiamo dire che dipende molto dal settore, dipende dal settore, fidelizzante il settore, no? Ci sono diversi parametri che influiscono. Altre domande? Lo state facendo apposta. Tornerò da quell'altro. Non si mangia. Scusa. Ciao, sono Sara. Volevo chiederti, per lavorare con le divisioni del feed, per esempio per fasce di prezzo, sì, poi è meglio creare una campagna per fascia o agire per esempio dividendo in gruppi di annunci? Crei una campagna per fascia. In generale nella pianificazione più riesci a separare i vari livelli e maggiore controllo hai. Gli puoi dedicare budget differente, gli puoi dedicare priorità differente sulla shopping. Quindi in generale è sempre meglio dividere il feed in campagna, sì, ogni settore. Senza farne centinaia. Però se tu vuoi ragionare per fascia di prezzo, hai tre fasce di prezzo, fai tre campagne separate, dai budget differenti, dai priorità differenti, se no rischi di metti tutto insieme, qualcuno assorbe più budget, ma è lo stesso discorso per il quale a volte decidi che un ad group ti diventa una campagna, la logica è la stessa. Ho capito, grazie mille. Prego. C'è spazio per un'ultima domanda?
Ciao. Ciao, volevo sapere se per questo e-commerce qui avevi utilizzato anche delle campagne di display remarketing dinamico e che tipo di risultati avevi avuto nel caso? No, remarketing dinamico no, non sono state fatte. In questo caso specifico no. Ok, però generalmente... Le stiamo utilizzando su un tour operator, quello sì. Ok, e ti performano bene? Performano. Un'ultima domanda bonus, vediamo se c'è. Se c'è, sì. Ultima domanda bonus, gadget e poi allo stand. Perfetto. Non vogliono i gadget. Ciao, grazie mille a tutti. Grazie a tutti e buon proseguo.